Hai mai avuto la sensazione di perdere il tuo tempo? Magari mentre stavi facendo qualcosa di piacevole, stavi giocando con i tuoi amici, magari eri in vacanza, oppure stavi leggendo un libro, oppure stavi guardando un video su YouTube molto interessante e hai iniziato a pensare: uff, che perdite di tempo, dovrei lavorare di più, perché non sono produttiva, perché non sono produttivo? Oggi ti racconto perché succede questo fenomeno e anche come farvi fronte in modo efficace. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta, benvenuti e benvenute o bentornate sul nostro canale. Il video di oggi è dedicato alla puntata extra del nostro podcast, se non ricordo male la 503, in caso aiutatemi collaboratori, scrivete qui il numero corretto della puntata, grazie. Che cosa significa? Che questo video è collegato ad un episodio del mio podcast, il podcast di Psinel, che da anni porta avanti la psicologia e la realizzazione personale in modo serio, scientifico, andando un po' ad esplorare qua e là nei vari ambiti del self-help, della crescita personale e della psicologia. La sensazione di perdere tempo è endemica, soprattutto nel nostro periodo, periodo nel quale potremmo descrivere la nostra società come una società della prestazione. Oggi siamo tutti quanti chiamati ad essere performanti, bravi, veloci, veloci quanto le macchine, veloci quanto l'intelligenza artificiale, e potremmo avere all'interno un senso del dovere così forte che neanche in vacanza riusciamo a rilassarci, che neanche quando stiamo con gli amici riusciamo a stare bene, che neanche quando perseguiamo le cose che per noi danno significato alla nostra vita, al di là delle azioni lavorative, al di là di quelle azioni produttive che vengono premiate dalla società della prestazione, tendiamo a sentirci come se stessimo perdendo il nostro tempo prezioso. Se potessi avere un euro per ogni persona, paziente o cliente, che è entrato nel mio studio o da cui io sia andato in azienda oppure sul campo sportivo per aiutarlo nelle sue prestazioni, che mi abbia detto: guarda, mi sembra di perdere tempo quando non imparo, quando non lavoro, quando non mi alleno, sarei sicuramente miliardario, perché in realtà questa faccenda fa parte proprio di quelle persone che sono altamente performanti, che sono davvero brave. Al di là di problematiche psicologiche, moltissime persone nel tempo moderno possono sentirsi in questo modo, possono sentire di perdere il proprio tempo. La prima ragione è proprio questa, è legata alla società della prestazione, ma c'è una ragione ancora più arcaica, una ragione, diciamo così, che fa parte di tutta la nostra specie di Homo sapiens. Come probabilmente saprai, il nostro cervello si è evoluto per farci sopravvivere agli eventi avversi della natura intorno a noi, e probabilmente fino a pochi secoli fa, se una persona fosse rimasta con le mani in mano, in breve tempo avrebbe perso, diciamo così, le derrate alimentari raccolte durante le fasi del raccolto, eccetera eccetera. Insomma, se fino a pochi secoli fa non ci fossimo dati da fare notte e giorno, sabato e domenica comprese le festività, probabilmente saremmo morti di fame, o noi o la nostra famiglia, e per questo il nostro cervello dentro di sé c'ha un programma che dice: devi continuamente lavorare, devi continuamente produrre, se stai con le mani in mano stai perdendo il tuo tempo. Com'è che hanno fatto i nostri antichi a sopravvivere dunque, se oggi sappiamo che è importante invece prenderci delle pause, rallentare, rilassarci? E beh, gli antichi lo facevano perché erano costretti a volte dalle intemperie, ma se ci pensiamo bene, in modo molto più semplice, erano costretti dai mezzi tecnologici che avevano allora a disposizione. Ad esempio, il ciclo della notte e del giorno impediva alle persone di lavorare di notte, fino a quando non abbiamo scoperto le candele. Il fuoco non era sufficiente. Certo, col fuoco si poteva restare svegli per fare un turno, per non essere aggrediti, ma di certo la gente non lavorava. In altre parole, c'erano dei momenti fisiologici della giornata nei quali i nostri antenati non potevano lavorare e se le mettevano via. Inoltre, con l'avvento delle religioni, della spiritualità e delle ritualità, delle festività, abbiamo iniziato a imporre dei periodi di pausa, a imporli un po' perché corrispondevano a momenti nei quali magari non c'era il raccolto, non c'era la possibilità di uscire, eccetera, eccetera, e in parte perché avevano intuito che
fosse necessario un periodo di pausa. Come si dice, anche Dio si è riposato mentre creava l'universo. Chiunque abbia mai sperimentato la pratica della meditazione di consapevolezza, cioè si sia seduto a sentire il momento presente, cosa che consigliamo tantissimo all'interno dei nostri percorsi e in generale consiglio a chiunque mi stia guardando in questo momento, ecco, se ti siedi, chiudi gli occhi e provi a seguire il tuo respiro o semplicemente a restare lì senza fare niente, dopo pochissimo tempo ti renderai conto che la tua mente inizia a progettare, a programmare. Perché fa così? Perché nuovamente non solo non riesce a stare con le mani in mano, ma nel momento in cui smette di programmare, simulare ciò che sta per accadere tra un attimo, si sente come sperduta, non riesce a tollerare l'ambiguità di ciò che sta per accadere tra qualche istante. In questa pausa, se per caso ti si è fermato il fiato, è perché sei molto predisposto a questa simulazione e va benissimo. Significa che sei sveglio, che sei sveglia, che sei smart, significa che il tuo cervello riesce ad anticipare le cose prima che accadano. Ma questa cosa può essere anche una trappola. E infatti, la pratica della meditazione è probabilmente lo strumento più efficace per contrastare questa tendenza dell'incapacità di restare con le mani in mano. E adesso so già che cosa mi dirai: ah, adesso mi dovrei mettere a meditare, ma che rottura di scatole, è una bella perdita di tempo. Sì, è vero, ma è qualcosa che può farti acquisire tempo. Ma lasciamolo un attimo a lato questa faccenda, te la spiego meglio tra poco. Prima voglio raccontarti alcune aree della vita che dobbiamo tenere a mente, che ci fanno guadagnare tempo e non ce lo fanno perdere, perché ci fanno guadagnare vita. E vorrei raccontartelo a partire da una mia passione personale, che è quella della musica. Sin da quando sono adolescente ho sempre avuto il sogno della musica, del suonare. Ho suonato la batteria in vari gruppi, ho anche addirittura pensato di farne una carriera. Ho suonato la chitarra, ho composto canzoni, suono ancora le musiche che trovi su Psynel, le ho composte io. Questo non è per dirti quanto sono bravo, ma per raccontarti quanta passione c'è all'interno di questo ambito. E dato che trascorro diversi minuti al giorno, anche mezz'ora al giorno, a suonare la chitarra oppure a comporre qualcosa senza alcun obiettivo, non voglio diventare un mostro della chitarra o diventare un cantante famoso, ogni tanto penso: sto perdendo il mio tempo prezioso. Potrei fare un bel video, potrei fare un bel podcast, scrivere un altro libro, potrei fare un sacco di cose, sono qui a cazzeggiare con la chitarra, ma che personaggio inutile. Poi mi sono posto la domanda delle domande, che è una domanda un po' truce, che arriva dallo stoicismo, arriva da una conoscenza, da una saggezza antica, e la domanda è stata semplicissima: sul letto di morte, che rimpianto avrò? Avrò il rimpianto di non aver lavorato abbastanza o di non aver suonato abbastanza la mia chitarra, i miei strumenti? E la risposta è stata chiara come la luce del sole: avrò il rimpianto di non aver suonato abbastanza. Vorrei, sul letto di morte, dire a me stesso e alle persone intorno a me: sono felice di aver trascorso tantissima parte del mio tempo, della mia vita, a suonare la mia chitarra. E questa cosa qui, questo ragionamento, che non è mio, sapete che questo è un sondaggio in realtà che è stato fatto davvero sul letto di morte, e la maggior parte della gente, o meglio il 99,9% della gente, non ha mai detto: avrei voluto lavorare di più, avrei voluto essere più produttivo, avrei voluto raggiungere questo obiettivo organizzativo, aziendale. No, la maggior parte della gente ha detto: avrei voluto dedicarmi di più ai miei cari, alle relazioni importanti, ai miei hobby, alle cose che mi fanno battere il cuore. Ed ecco dunque tre aree nelle quali devi tenere a mente che non stai mai perdendo tempo. Lo so, ti potrà sembrare assurdo e forse anche un po' forzato doverlo tenere a mente, ma io devo tenerlo a mente. Quando prendo la chitarra e suono, devo tenere a mente questa cosa, perché tendo a dimenticarmene, perché le forze evolutive che spingono il mio cervello a voler produrre, sono ancora attive. Sono due forze, una moderna, quella della produttività assoluta, e un'antica, quella che mi dice che se non metto via il grano in cascina oggi, morirò di fame domani. Questa cosa non è proprio così vera. Ecco, per riuscire a tenere a bada queste due forze dentro e fuori di noi,
la cosa più importante è tenere a mente dei pilastri. Il primo pilastro è che quando spendi il tuo tempo in relazioni, non stai mai perdendo il tuo tempo. Ovviamente questo non significa che devi passare tutto il giorno al bar con gli amici a cazzeggiare, ma significa che se senti la sensazione di perdere tempo quando sei il sabato sera fuori con i tuoi amici, sei fuori strada, perché in realtà lo stai guadagnando quel tempo. Se quella telefonata importante a quel tuo amico che non senti da tanto tempo ti sembra un modo di perdere tempo, sappi che sei fuori strada. Dedica del tempo alle tue relazioni, perché quel tempo lì, diciamo così, non ti verrà mai più restituito ed è un tempo che dà sale e significato alla nostra esistenza. Oltre al fatto che la ricerca è molto chiara, vai a vedere il video sulla solitudine, diciamo così, le relazioni aumentano la nostra felicità, il nostro benessere e allungano la nostra vita. Secondo ambito che devi tenere a mente e sono i tuoi hobby, le tue passioni, come il mio suonare la chitarra. Hai l'hobby di andare al cinema? Hai l'hobby di giocare a calcetto, giocare a tennis? Hai l'hobby di giocare ai videogiochi? Ebbene sì, queste passioni, questi hobby vanno coltivati e gli devi trovare il loro spazio. E oltre al fatto che devi trovare a loro lo spazio, la cosa più importante è che mentre stai facendo quella cosa, quando sorge il pensiero che ti dice «Ehi, guarda che stai perdendo tempo, oh, cosa stai facendo?», dall'altra parte ci deve essere questo promemoria che dice «No, non è vero, sto dando significato alla mia vita, perché quando sarò sul letto di morte, lo so, è brutto dirla così, ma è così, quando saremo in quel posto nel quale andiamo tutti quanti, si spera il più tardi possibile, quello che ci chiederemo è che cosa avrei voluto fare di più e probabilmente avrei voluto coltivare meglio i miei hobby. Parliamoci chiaramente, non significa giocare tutto il giorno ai videogiochi o fare chissà che cosa di negativo contro se stessi, ma significa che quando siamo lì a cazzeggiare da soli o in compagnia, dobbiamo tenere a mente che quel cazzeggio non è semplice cazzeggio, ma è un investimento per la nostra soddisfazione personale. E infine una terza area. La terza area è quella dei nostri valori, delle cose che per noi sono importanti. Possono essere la giustizia, può essere il climate change, magari decidiamo di investire davvero, di profondere degli sforzi, e un pochino dovremmo farlo tutti. In questo senso, se per noi è qualcosa che vale, allora dobbiamo dedicargli del tempo, a volte con la stessa intensità e, diciamo così, accanimento che metteremmo nel nostro lavoro. Perché? Perché gli ideali e i valori della nostra vita sono cose che vanno perseguite, danno significato, danno sale a ciò che ci circonda. Quindi chiedermi che cosa è davvero importante per me in questo momento e cercare di perseguirlo è qualcosa di assolutamente fondamentale. E adesso andiamo al discorso della meditazione, giusto per chiudere con qualcosa di davvero interessante, uno strumento che può aiutarti immediatamente a migliorare questo aspetto della tua vita, cioè la sensazione di perdere tempo. Questa faccenda ha a che fare un po' con quella che ti ho detto quando abbiamo parlato di noia e di dare significato alle cose della vita, o meglio, alle cose che siamo chiamati a fare nel corso della nostra vita. Perché realmente la cosa più importante che dobbiamo fare è ciò che abbiamo deciso di fare in questo momento, che siamo stati chiamati a fare in questo momento. L'esempio classico è questo video. Se mi hai visto e seguito fino a questo momento e mi hai, diciamo così, ascoltato con estrema attenzione, allora questo tempo è diventato prezioso. Se inoltre metterai, diciamo così, in pratica questi consigli, ecco che questi 15-20 minuti passati insieme diventeranno sempre più importanti e sempre più preziosi. Invece, come potresti gettarli via? Beh, avresti potuto gettarli via senza ascoltarmi, cioè, diciamo così, ascoltandomi con un orecchio e con l'altro orecchio facendo altro, oppure, diciamo così, senza impegnarti in ciò che ti sto raccontando. Questo esempio vale per tutto. Sei chiamato a leggere un documento per il lavoro? Allora cerca di concentrarti al massimo in quella faccenda che sei chiamato a fare, anche se non ti piace. Perché fare il contrario, cioè leggerlo in modo, diciamo così, distratto, farà sì che la sensazione di significato e di tempo vengano completamente persi. In altre parole, è la qualità del tuo ingaggio nelle cose che sei chiamato a fare, che sei chiamata a fare, a dare senso e qualità a quel tempo, che sia dover lavare i piatti o dover stirare o dover fare, non so, compilare dei documenti. Ecco che se sei davvero coinvolta, se sei davvero coinvolto in ciò che stai facendo,
non stai mai perdendo tempo, o perlomeno non hai la sensazione di perdere tempo, entri in uno stato semi-meditativo che ti aiuta a gestire la tua attenzione e le tue risorse, perché è questo che dà davvero sale alle cose che dobbiamo fare, sia quelle che dobbiamo fare e sia quelle che vogliamo fare, cercare di essere completamente coinvolti in quel compito. E come si fa? Potrei dirti semplicemente cercando di coinvolgerti completamente, intenzionalmente in ciò che fai, magari mentre guardi questo video, o magari tra poco quando dovrai stirare, lavare, portare i tuoi figli a scuola o qualsiasi altra cosa incombenza della giornata tu debba fare, coinvolgiti. Però non è così facile. C'è uno strumento che ti aiuta ad allenarti intenzionalmente a fare qualcosa di estremamente, diciamo così, non noioso, ma qualcosa di estremamente non fare, qualcosa che non è fare ma è essere, cioè la pratica della meditazione. In altre parole, la pratica della meditazione è proprio questo, cercare di essere sempre qui e accorgerci di quando non ci siamo più, che è qualcosa che normalmente non facciamo. E dunque l'esercizio master per riuscire a perdere, diciamo così, questa incapacità di gestire il proprio tempo interiore e di dare maggiore significato ad ogni cosa della vita è proprio la capacità di immergerci completamente in ciò che stiamo facendo. E il mio consiglio è quello di fare la pratica della meditazione di consapevolezza. Qui su Psynel trovi Clarity per imparare gratuitamente il nostro master in meditazione, anche MMA, il nostro master in meditazione, ma sappi che puoi fare un corso di meditazione a casa tua completamente scollegato da questo video, quindi senza, diciamo così, conflitti di interesse, frequentando un corso MBSR, un Mindfulness Based Stress Reduction, di nuovo lo ripeto ancora, non c'è alcun interesse, o un corso di Vipassana o Vipassana vicino a te, perché questo può aiutarti tantissimo nella gestione del tuo tempo mentale. Bene, fammi sapere qui sotto se per caso anche tu hai mai avuto questa sensazione di perdere tempo e fammi sapere quali sono magari le aree della tua vita nelle quali prendi la decisione, dopo aver visto questo video, di decidere di dire a te stessa e a te stesso che non stai perdendo tempo mentre fai quelle cose, un po' come quando suono la chitarra. Bene, se sei arrivato fino qui, mi raccomando, iscriviti al canale, metti mi piace, attiva la campanella, fai tutte quelle cose tipiche che dicono gli youtuber e mi raccomando, fammi sapere che cosa ne pensi. Io e te ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, ogni video e ogni podcast che ascolti, fallo con tutto te stesso, con tutta te stessa. In questo modo non starai mai perdendo il tuo tempo. Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Ora lo sai. E se vuoi praticarla in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store, oppure cliccando sul link in descrizione.